Poi, se ci sarà modo, vedremo anche questa implementazione su Raspberry, qualche piccola considerazione. E spazio ovviamente alle vostre domande. E direi basta. Tanto, come vi ho detto, tutto è molto anche spontaneo e si può evolvere anche in questo momento. Quindi, appunto, spazio anche ai vostri interventi e ai vostri interessi, sempre. Perché noi ci interessano veramente tante cose in questo campo. Allora sì, dunque io faccio il musicista e l'insegnante di musica e fin dall'inizio mi sono sempre chiesto come era possibile utilizzare e condividere la mia proprietà intellettuale senza dover per forza passare per terzi. Chi produce musica, ma anche chi la scarica, deve fare i conti con la libertà. La libertà è un concetto abbastanza ampio che prevede tantissime indicazioni, però diciamo una cosa è veramente libera quando tutti ne possiamo fruire e tutti la possiamo condividere e soprattutto quando la mia libertà non va a invadere la tua, diciamo. E quindi la libertà investe anche il mondo delle idee, perché moltissimi dei contenuti multimediali, ma anche dei software che si utilizzano, sono proprietari. Quindi questo fatto dice che il diritto dell'autore è riservato, quindi tutti i diritti sono riservati. Com'è possibile condividere delle canzoni, delle musiche, delle opere d'arte senza confliggere col diritto d'autore? Bisogna fare un discorso che investe appunto la questione della libertà e dell'utilizzo. Per il software la normativa è abbastanza chiara, perché il free software è quello che appunto rispetta le quattro libertà del software libero che voi tutti conoscete. Ma per un'opera d'arte forse le cose sono lievemente diverse. Ci sono tanti contenuti multimediali che vengono rilasciati for free, no? Si dicono che sono free, ma il concetto di free americano è libero, americano significa non a pagamento fondamentalmente, viene tradotto come questo, ma non significa che qualcosa che non si paga non sia qualcosa che sia libero. Vi faccio un esempio, c'è tantissimo software proprietario che viene rilasciato gratuitamente, ma poi dopo viene interrotto il suo sviluppo e se lo vuoi è a pagamento. Per esempio un caso per gli utenti famosissimi del video di Windows è il famoso Windows Movie Maker, no? che è stato rilasciato sempre for free, cioè gratuito, e da qualche anno con Windows 10 si sono accorti che era un software che poteva funzionare bene per il video e quindi hanno deciso giustamente di rilasciarlo a pagamento. E quindi gli utenti che si erano abituati al sistema operativo, quindi quello è un software non libero. Per il mondo delle idee le cose stanno in maniera un po' differente. Quando si possono utilizzare contenuti liberi? Quando questi sono di dominio pubblico. Quindi quando posso eseguire una canzone senza dover pagare i diritti SIAE oppure farvi vedere un'immagine senza dover pagare a qualcun altro questi diritti? Lo posso fare solamente quando questi contenuti sono rilasciati sotto pubblico dominio oppure sotto licenza Creative Commons. C'è una differenza tra il copyright e la Creative Commons. Creative Commons, l'autore può decidere di rilasciare alcuni diritti, per esempio il diritto di far vedere la propria opera, di condividerla, di suonarla, di fare tantissime cose nel campo della musica, e mentre il copyright dice che tutti i diritti sono riservati. È un po' la stessa differenza che c'è tra la New Public License e la EULA, famosa, la famigerata EULA. Quindi un software può essere proprietario, non può essere modificato, mentre un software libero può essere migliorato. Questa era una, chiaramente era una presentazione un pochino più lunga, ma
e riguardava soprattutto la scuola, ma quello che mi interessa invece sottolineare dove trovare questi contenuti multimediali. Quindi abbiamo detto, abbiamo musica non free, un materiale artistico non free, protetto da copyright e protetto dal diritto d'autore, che viene protetto dalla SIAE in Italia. E invece abbiamo i contenuti multimediali liberi, come appunto quelli rilasciati sotto pubblico dominio o sotto Creative Commons. Per chi conosce la licenza Creative Commons è molto interessante, sono molto interessanti queste sei clausole che ci sono. By, quando rilascio una mia opera, chiunque la utilizza è obbligato a dire di chi è l'autore. Quindi se è mia l'opera, chiunque la utilizza può farci quello che vuole, basta che dichiari l'autore. Poi l'autore può decidere di mettere altre piccole restrizioni, per esempio no commercial, nessuno può farmi commercial di quest'opera se non io. Quindi se metto la clausola NC, voi potete utilizzare per le vostre sonorizzazioni a scuola, quello che volete fare in casa, però non potete venderlo. Oppure un'altra clausola importante è share alike, cioè condividi l'opera nello stesso modo in cui io te l'ho data. Per esempio, se io ti ho fatto ascoltare quest'opera, tu potrai condividere quest'opera facendola ascoltare agli altri, ma non potrai magari, per esempio, farci un libro e leggerla. Quindi ci sono alcune cose. Un'altra cosa è non derivati, non derives. Chiunque può utilizzare la mia opera, ma non può farci delle parafrasi, non può cambiare il testo della mia canzone, non può aggiungere cose di sua fantasia. Queste clausole, tutte messe insieme, no, derivati, NC, BY, ND, eccetera, eccetera, danno luogo alla licenza Creative Commons, che si oppone al copyright con un sistema che appunto viene chiamato copyleft, in opposizione a questa cosa. Il diritto d'autore in Italia blocca moltissima musica, moltissime cose che possono essere fatte, e invece moltissime opere possono essere eseguite in questo modo. Dove andiamo a scaricare di solito i contenuti multimediali? Sui vari motori di ricerca, su Google, immagini, foto, video, eccetera, eccetera. Ma esistono, oltre ai social network e a Google, esistono anche tantissimi contenuti mediali liberi, che qua vi faccio vedere alcuni link, dove si possono scaricare clip art, foto, video, audio, immagini, che sono sia di pubblico dominio sia Creative Commons. Potete farci quello che volete, anche i libri, audiolibri, letteratura, quindi moltissime cose possono essere fatte. Ora esistono interi portali dove si può scaricare musica gratuita e dove si può ascoltare musica gratuita, anche partiture, anche tantissime altre cose. Quindi ci sono tantissime risorse libere per fare musica. Io utilizzo questa, queste licenze per fare la mia musica, e non solo, utilizzo il software libero. Per esempio, vi faccio vedere questo video fatto in casa, casalingo, in cui dove utilizzo un software libero che si chiama Shortcast per sovrapporre varie stanze. Un attimo che non si sente l'audio, vediamo perché. Andava sempre la mia HDMI? Software per fare musica, che è molto importante.
consente ai musicisti di studiare, di perfezionarsi e di fare musica e distribuirla. Anche in ambito non libero, per esempio una delle più famose per chi fa musica jazz, per esempio attraverso il telefono, è la famosa Aerial Pro, che è un player per musicisti di jazz che consente di avere accordi prodotti da una sezione ritmica di buona qualità, e questo viene fatto attraverso questo software che è Fluid Synth. Naturalmente Luca ha settato la tastiera che avete sentito prima attraverso la linea di comando, ma ci sono tantissime interfacce. Sotto Linux la più famosa è quella basata su Qt, la libreria Qt, che è QSynth, che consente di collegare la propria tastiera al computer e suonarlo direttamente. Ecco, per esempio la tastiera che vi faccio vedere adesso è una tastiera virtuale, questa qui, che è WMPK, Virtual Mini Piano Keyboard. Essere suonata anche via touchscreen, quindi è una tastiera veramente completa, e si collega attraverso un sistema di software libero alla Netza 0. Infatti uno dei problemi che evidenziava è che quando tocchiamo il tasto il suono arriva un po' dopo. Questo è perché Luca non ha fatto un settaggio del buffer dei campioni, che deve essere ridotto per poter avere più performance e aumentare la frequenza di campionamento. Fatto questo, la tastiera suona in real time. Certo, tutto dipende dalle macchine che si possiedono, ma anche con una macchina piuttosto attempata si ottengono buoni risultati. Quindi ecco. Grazie mille, Marco.
vuole escludere questa parte, dico casomai la potevamo fare anche con io, ma è stato meglio farlo subito. Intanto vedete che io, condividendo un esperimento che comunque ho messo in piedi in maniera puramente dilettantistica, diciamo, sono messo sul piano di confronto con persone molto più competenti di me. Anche il professor Abruzzi mi ha dato dei consigli l'altro giorno, sono andato in casa, quindi farei anche un applauso al professor Abruzzi. Poi ci organizziamo e già il prof fa in mente anche altre attività da fare, anche sperimentali, anche su questo tema. Adesso, come avete visto, Marco ha suonato, non so se avete fatto caso, però con la tastiera del proprio laptop, quindi non c'è necessità di avere una tastierina mini, proprio una tastiera pianoforte. E chiaramente la diteggiatura forse può sì. Magari chissà se nascerà una generazione di pianisti che suona con la tastiera pure. Pensa che i miei alunni hanno tablet e cellulari e studiano i brani per pianoforte, quindi studiano prima sul tablet, poi dopo c'è quasi qualche cosa sulla tastiera. Grazie mille e anche grazie del consiglio, di implementare magari oggi pomeriggio si può provare, quindi aumentare il fatto. Allora adesso velocemente vediamo.